Salve! Naturalmente voi aspettavate di vedere lo struzzo. Poverino, si è slogata una caviglia nell'affrontare una curva l'altro giorno e quindi ho dovuto prendere il suo posto. Ah, qui vendono i residuati di guerra. Corpo d'una carota, questo è un bel bestione. Voglio proprio andare a vedere com'è fatto dentro. Lei ha dei disturbi seri, ma non si avvilisca. Io ho un farmaco meraviglioso che la farà diventare come nuovo. Vedrà che la solleverà veramente. Questo fa al caso suo. La medicina ha un effetto ancora più efficace se lei la agita bene dopo l'uso. Tu dici? Io non vorrei contraddire un genio della tua potenza, ma qualcosa c'è. Assurdo. Finalmente ci sono. Questa valle è completamente circondata dalle colline. Sarà di origine vulcanica, forse. Ah, e questo sarebbe l'oceano, secondo loro. Bello schifo. Non basterebbe da piscina nemmeno ad una pulce. Comunque, dato che ci sono, tanto vale fare un tuffo. Hoppla! Mi dispiace proprio deludervi, signori cacciatori. Cosa c'è, dottore? E così la malvagia strega decise di far ingrassare i due bambini per poi cuocerli al forno e mangiarli per cena. Che esseri orrendi che esistono! I piccoli stavano mangiando il pan di zenzero davanti alla loro casa, quando la strega si avvicinò con largo e rassicurante sorriso. Per fortuna ho già telefonato al mio fornitore, sentiamo che dice. Ehi, Fumino! Quando verrai fuori da lì, portami due carotine. Credo che questa potrà diventare una meravigliosa amicizia. Ah. Povero piccolo indiano, è uno stupidotto. Si beve proprio tutto. Figuratevi se un tipo così può mettere nel sacco un furbacchione come me. Una vacanza negli Ozarks, così calma, così pacifica, così lontana da mali e pericoli, così... Oh, per mille carote, guardate chi è che sbuca dalla fitta boscaglia.